Ciao ragazzi, come state? Bentornati a tutti in questo nuovo video. Ebbene sì, oggi siamo a Milano con Ginevra. Ciao. Che l'ultimo video che ho fatto a Milano, dopo vabbè la C43 MG Corruzzale, è stato quello al bar con i baristi robot. Oggi invece andiamo a provare il bar di Fendi, il Fendi Caffè, in cima sul piano più alto della Rinascente. E finalmente siamo arrivati al Duomo. Che bella giornata di sole. Ciao G. Come possiamo già vedere abbiamo preso sì l'ascensore perché era una roba orrobiosa, troppa gente. Possiamo vedere che al settimo piano, alla terrazza, già da qui si può pregustare. Ora siamo arrivati. Allora, praticamente, per chi non lo sapesse, la Rinascente ha fatto una collaborazione con Fendi e quindi su ogni singola cosa, ad esempio ora come vi faccio vedere, tra poco c'è il marchio, c'è il simbolo Fendi, ma anche ad esempio sul cappuccino c'è la F di Fendi. Ora vi faccio vedere. Allora qua, come potete vedere anche qui o sui cuscini, qua sopra, sul vetro e poi qua il bellissimo Duomo. Stupendo. Anche sul menù Fendi Caffè con tutte le F, stupendo, sui tavolini. Cosa ne pensi, G? Bellissimo. L'unica cosa che ci ho messo 3 anni per farci sapere e ci sono passate 2 o 3 persone davanti, però... Hashtag Fendi Caffè. E questa collaborazione durerà fino a che giorno? 7 giugno? Fino al 7 giugno, non c'è da tanto tempo, non c'è tanto da 2-3 settimane, però è veramente veramente bella. L'unica contestazione che voglio fare oggi è che siamo entrati da Supreme, al negozio di Supreme, il monomarca, e cosa ne pensi, G? A parte che parlavano a bassissima voce, non si sentiva nulla, ma sono stati molto buoni, non lo so, non ci hanno servito abbastanza bene, diciamo. Sì, infatti non so se ci tornerei, onestamente. Da notare anche le posate, il portaposate e il gel per pulirsi le mani, Fendi, salviettina e anche i tovaglioli, ovviamente tutto Fendi. C'è anche lo sgabellino sotto. Sgabellino, Fendi, un po' sporco, onestamente, pecca. Però comunque tutto molto bello. Ok, noi per pranzo abbiamo ordinato io un club sandwich e tu? Il bacon cheeseburger, credo. Da notare comunque la F di Fendi sopra, molto bella, sia sul suo che sul mio. Ora assaggiamolo subito, per me è molto buono. Non mi ricordo esattamente cosa ci sia dentro. Assaggiamo. Merita. Devo dire che io generalmente non mangio le salse, però la salsa che c'è qua dentro in questo toast è molto delicata ed è molto molto buona. Anche la, com'è che si chiama, targhettina per pagare, anche il conto dentro bustina di Fendi, direi molto molto bello. E dopo quasi 2 orette siamo usciti dalla Rinascente, perché dopo che abbiamo finito di pranzare siamo andati a fare un giretto, cioè Ginevra ha fatto un giretto. Strano. E niente, ora ci dirigiamo in via Monte Napoleone per andiamo a vedere qualche macchinina, ci sono sempre belle macchinine. Ultime considerazioni, ci è piaciuto molto, abbiamo mangiato molto bene. Ci ritornerei sì, però tanto il 7 giugno finisce, quindi però è stato molto bello esserci venuti e lo consiglierei a chiunque, onestamente.
Ebbene sì, come potete vedere dallo sfondo, che è il medesimo di quando abbiamo girato la C43 MG con Ruzzale, siamo in via Monte Napoleone. Onestamente oggi è mercoledì, non c'è niente di granché tranne questo ferro, guardate che bello. È un F12 super fast, però devo dire che opaco, questo verde grigio opaco con le pinze gialle è veramente stupendo. 800 cavalli, sì, come stavo dicendo, 800 cavalli, e è veramente qualcosa di spettacolare. Comunque ora stiamo tornando indietro, ma quanto è bella, è opaca. Poi questa manca ancora nella mia collezione, veramente veramente bella. Ora, dopo aver girato veramente un sacco, vero G? E aver comprato anche un sacco di robe, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina del mio collaboratore e ci vediamo alla prossima con nuovissime, bellissime supercar. Ciao 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 ciao.